Buongiorno, allora mi presento, sono Stefano Beretta e sono il traduttore di questo libro, Ragazzo divora universo, che è appena uscito per HarperCollins di Trent Dalton. E oggi sono qui per presentarvelo, per raccontarvi brevemente qual è il contenuto di questo romanzo, opera prima di uno scrittore australiano. Quali sono gli ingredienti di questo libro? Innanzitutto un ex carcerato uscito da una prigione di massima sicurezza di Brisbane, Boggo Road, dopo anni di reclusione, un bambino silenzioso, strano, che scrive nell'aria e riesce a essere interpretato solo dal fratello, si chiama August Bell. Un patrigno affettuoso e premuroso, ma anche irascibile, e soprattutto coinvolto nel traffico della droga, dell'eroina nei sobborghi di Dara, di Brisbane, una famiglia di trafficanti di eroina vietnamiti, un cattivone di origini polacche che nasconde i suoi traffici dietro delle attività di beneficenza, ma soprattutto l'io narrante, che si chiama Eli Bell, che è un ragazzino che adombra un po' lo scrittore, perché in realtà il romanzo è in parte autobiografico. E questo Eli Bell racconta la sua storia e questa storia si trascina per anni. Noi la seguiamo da quando è bambino fino a quando adulto cerca di realizzare il suo sogno, che è quello di diventare giornalista. Giornalista seguendo l'esempio di una giornalista, Caitlin Spies, che riesce in qualche modo a ingaggiare per risolvere questo mistero, che si nasconde dietro a Titus Bross, che è il trafficante di origine polacca, il cattivone di origine polacca. La scrittura è molto dettagliata, molto rapida, anche le scene si susseguono, noi seguiamo le vicende per anni e anni e anni. Il modello, se vogliamo, è un po' quello del realismo magico molto fantasioso di Jonathan Safran Foer, l'autore di Ogni cosa illuminata, e in parte di Stephen King per il mondo dell'infanzia, per la sua percezione molto precisa di quello che passa nella testa di un bambino. Infatti anche questo Eli Bell rivolge la parola spesso a se stesso, incitandosi, parlandosi, dandosi del tu, quindi è un linguaggio molto, molto movimentato. Tradurlo è stata una bella sfida, perché non è un romanzo semplicissimo, bisogna immergersi un po' nel mondo australiano, nel mondo di Brisbane. Grazie a Dio oggi c'è internet e quindi anche se non possiamo direttamente andare in luogo, possiamo fare ricerche su internet, possiamo andare su Google Maps, vedere i luoghi dove si svolge tutta la storia. Per me è stato utile anche l'aiuto dei virtuale, se vogliamo, dei colleghi francesi e spagnoli, tant'è che ho seguito spesso la traduzione inglese, francese e spagnola che è uscita prima per vedere come loro avevano risolto certi dubbi. E ora, prima di consigliarvi di leggerlo, parto con l'incipit del libro, che magari vi invoglia a prenderlo in prestito, a comperarlo e a leggerlo. La tua fine è uno scricciolo azzurro morto. L'hai visto, Slim? Visto cosa? Niente. La tua fine è uno scricciolo azzurro morto, non c'è dubbio. La tua fine, non c'è dubbio, è uno scricciolo azzurro morto. La crepa nel parabrezza di Slim assomiglia a un omino stilizzato, alto e senza braccia, che si inchina davanti a un sovrano. La crepa nel parabrezza di Slim assomiglia a Slim.
I tergicristalli hanno spalmato la vecchia sporcizia verso di me, sul lato passeggero, formando un arcobaleno. Slim dice che è un buon metodo per ricordare ogni minimo dettaglio della mia vita e associare i momenti e le immagini con le cose che ho addosso, che vedo, annuso e tocco, spesso quando sono sveglio, le cose del corpo, le cose nella camera da letto, le cose in cucina. In questo modo, per ogni dettaglio, avrò due promemoria al prezzo di uno. È così che Slim ha sconfitto il Black Peter. È così che Slim è sopravvissuto alla Gattabuia. Ragazzo divora universo di Trent Dalton. Buona lettura.